In questo tutorial andremo ad installare, usando Ansible, andremo ad installare, a configurare appunto Docker sulla nostra VPS. Il modo più corretto per farlo sarebbe quello di creare appunto un ruolo chiamato appunto Docker e di fare le configurazioni, però noi per comodità creeremo qui un file chiamato docker.yelmo. Come funzionano i ruoli così lo trovate in tutorial precedente, quindi per comodità lavoriamo solo su questo file qua. E poi dovreste essere in grado da soli, guardando il tutorial precedente, di dividerlo all'interno dei ruoli, dei roles, eccetera. Quindi creiamo il nostro file chiamato docker.yelmo. Allora, prima, come sapete, dovete copiare la cartella Ansible in etc ansible e la copiate all'interno della vostra cartella, la cartella in cui preferite lavorare. Poi andate all'interno di Ansible CFG e sbloccate l'inventory, cancellate il percorso, mettete solo host, ovvero il percorso locale. E, ok, fatto questo, possiamo concentrarci su appunto il nostro file di configurazione. Per prima cosa andiamo, anzi no, prima dobbiamo appunto selezionare un host. Ah, questi possiamo cancellarli tutti. Volete potete chiamare un host chiamato server oppure Docker, io lo chiamerò Docker, ma potete chiamarlo come volete, insomma. 192.6. Qua mettete appunto l'IP o il nome del vostro server. Io metto anche Ansible SSH port uguale 2222. Solitamente con le VPS normali non è obbligatorio metterlo, dovrebbe riconoscerlo in automatico, ma io sto usando una virtual machine che mi obbliga a dichiarare la porta. Quindi una volta fatto questo possiamo andare a configurare appunto il nostro file docker.yelmo. Quindi andiamo qui, per prima cosa dichiariamo l'host e possiamo mettere all tutti, oppure nel nostro caso Docker. Fatto questo, diciamo che vogliamo operare come sudo, quindi become due punti true. Poi qui andiamo a creare la nostra tasks. Questo punto andiamo appunto a creare la nostra task, quindi facciamo name due punti, ovviamente la prima task è quella che vuole appunto l'installazione di Docker, però vediamo se c'è qualche dipendenza da dover installare. Allora, sì, ovviamente abbiamo delle dipendenze da installare, quindi chiamiamo questa task installa dipendenze. Usiamo il pacchetto apt name due punti. Poi ne mettiamo items perché gli passeremo le dipendenze in loop. Item, scusate. Poi dobbiamo dirgli che la nostra dipendente vogliamo lo state present e update cache. Yes. Fatto questo, andiamo a creare il nostro loop di dipendenze, che sono le seguenti. Ora io incollo per comodità. Quindi apt transport https qca certificates new pg agent e software property commons. Queste dovrebbero essere più che sufficienti. Scusate, qua loop, ok, va così.
E quindi con questo dovremo avere tutte le dipendenze che ci servono. Ora andiamo ad aggiungere la GPG key, quindi aggiungi chiave GPG che ci serve poi per poter aggiornare il nostro apt package con i repository. Con i repository di Docker, quindi fatto questo, dobbiamo aggiungere apt-key due punti, sotto apt-key mettiamo url con questo indirizzo https downloaddocker.com linux ubuntu gpg state present. Quindi okay, gli allineamenti dovrebbero essere giusti. Fatto questo, appunto, andiamo ad aggiungere il repository apt di Docker, quindi name due punti, aggiungi repository Docker, questo lo chiamiamo apt underscore repository due punti. Qua a capo ne andiamo a mettere l'url e il repo e lo state, quindi ne andiamo a mettere questi due. Quindi repo due punti deb https, insomma questo indirizzo bionic stable state present. Ah, poi vi metterò un link comunque al repository dove potete trovare tutto questo codice. Quindi abbiamo aggiunto il repository Docker, quindi ora non ci resta che installarlo. Quindi name, due punti, install Docker, apt due punti, name, due punti. Anche qua mettiamo un items, adesso vi faccio vedere perché. Anche qua lo mettiamo in loop l'installazione perché insieme a Docker installeremo anche la Docker CLI e la Docker il container da IO. Quindi apt name, ok, questo abbiamo messo state present, oppure possiamo anche mettere latest se preferite, quindi in modo da poter caricare sempre la versione più aggiornata latest. E infine mettiamo un update cache due punti yes, quindi andiamo qui, facciamo il nostro loop di installazione e qua andiamo a mettere i nostri tre pacchetti, quindi Docker Community Edition, Docker CE CLI e container.io. Fatto questo, possiamo assicurarci che Docker sia attivo, quindi possiamo andare qui, name.assicurati che Docker sia attivo, mettiamo un service due punti name Docker state restarted, no scusate, started e enabled yes. E con questo abbiamo tutto. Se volete potete aggiungere un handlers per futuri sviluppi. Quindi qua sotto allineato con task. Ecco qua, non è allineato giusto, qua, ok.
vedete qua l'Handlers in realtà non è attivo, però noi lo mettiamo lo stesso per nel caso poi dobbiate appunto aggiungere altre funzionalità o comunque per i tutorial seguenti in cui vedremo poi anche come usare i container tramite Ansible. Quindi andiamo a mettere il nostro handlers che chiameremo restart docker. Service due punti name a capo Docker e state due punti restarted. Andiamo se è tutto allineato giusto. Handler dovrebbe essere allineato con task. Ok, quindi dovremmo avere tutto. Ora proveremo a lanciare, spero faccio partire la VPS, proveremo a lanciare il comando, poi vediamo che succede. Ok, il nostro server è partito, quindi lanciamo ansible-playbook spazio docker.yelmo. Qua ci dà errore, un errore di sintassi. Andiamo un attimo a vedere il nostro codice. Qua, scusate, qua in handlers dobbiamo appunto mettere un meno al name. Ok, così dovrebbe essere giusto. Proviamo a rilanciarlo. Ok, qua ora sembra essere partito. Getter infax, installa dipendenze. Vediamo un attimo. Ok, le dipendenze sono state installate, la chiave GPG fatto, aggiungere repository Docker fatto. Ora sta installando appunto Docker Community Edition, CLI e Containerd. E come vedete ora Docker dovrebbe essere stato installato. Proviamo a collegarci in SSH, andiamo a vedere un attimo la nostra VPS 192.168.1. 57.1. C'è un Docker version. Come vedete, appunto abbiamo la versione 19.3, quindi qui Docker è installato. E prima di concludere il video, vi voglio far vedere appunto la logica di questi passaggi. Allora, come vedete qua abbiamo appunto la prima parte, installiamo le dipendenze. Ora se noi ci colleghiamo al sito di Docker, questa è la procedura diciamo manuale per installare Docker. Se vedete il primo passaggio appunto per Community Edition ci dice di fare questo comando qua, apt-get install, apt-transport, così praticamente noi questo comando lo abbiamo trasferito in questa task qui. Poi se scendiamo ci dice di installare appunto la chiave GPG tramite questo comando curl, e noi questa parte qui l'abbiamo fatta qui. Aggiungi chiave GPG, come vedete quella zona qui, in questa appunto. La seconda cosa, vabbè, ci chiede di verificare la chiave, ma quello appunto possiamo evitarlo. E questa appunto è la parte in cui andiamo ad installare il repository. Come vedete qua, e noi lo facciamo qui. E infine qui appunto andiamo ad installare Docker, perché se noi scendiamo qua ci chiede appunto di installare Docker CE, CLI e Containerd io, e noi appunto qui li installiamo tutti e tre. E quindi appunto come vedete praticamente abbiamo trasformato la procedura manuale in una procedura appunto all'interno di Ansible, che come vedete copre tutta la fase di installazione. Per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial vedremo come installare Docker Composer. E quindi se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo.